Anche quest'anno, per l'undicesima volta, ci ritroviamo per questa giornata della regalità di Cristo e quindi naturalmente non si stupiscano coloro che ci seguono se i temi sono tutti girano tutti attorno a una medesima verità, cioè quello del fatto che nostro Signore Gesù Cristo è re non solo degli individui ma anche delle società, re dei re, signore dei signori. Questi corsi, queste giornate hanno uno scopo, quello di formare dottrinalmente il cattolico affinché nella situazione odierna particolarmente difficile sia un militante armato per sapere quali sono le vere posizioni da difendere, quali sono gli errori invece da combattere e dissipare nelle menti dei nostri contemporanei. Allora, le nostre conferenze, le nostre giornate hanno sempre un tono, da un lato, storico, e noi sottovalutiamo l'importanza della storia, maestra di vita inascoltata, si dice, ma purtroppo dell'influenza che la storia può avere sulle menti delle persone, specialmente nella formazione scolastica e poi dopo universitaria e nella informazione di massa. Si tratta per noi cattolici di capire veramente qual è stato il ruolo della Chiesa e difendere il ruolo della Chiesa nel passato per poterlo fare nel presente. E poi l'ultima conferenza invece, come sapete, è sempre di attualità. Allora il tema guerre di religione, come abbiamo scritto nella presentazione, è un tema involontariamente di attualità, ovvero sia si sta parlando molto delle guerre di religione e ci si chiede se le guerre che si combattono attualmente nel mondo o l'invasione migratoria che stiamo subendo connoti o possa connotare una guerra di religione. In realtà il mio scopo non è direttamente questo, invece di parlare di attualità, deludendo forse qualcuno, ma daremo però dei criteri per capire l'attualità, noi parleremo del passato e quindi andremo indietro di secoli, soprattutto nel XVI e nel XVII secolo, per parlare di quelle che gli storici chiamano le guerre di religione. L'anno scorso avevamo trattato della Inquisizione. L'Inquisizione è stata per la Chiesa e per lo Stato quell'istituto che assicurava l'ordine interno della cristianità, facendo un paragone con gli stati temporali e il ruolo della polizia, che oltre che della magistratura, e che nessuna società può sussistere senza questi istituti. Le guerre di religione invece ci parlano della difesa dai nemici interni che hanno preso le armi contro l'ordine e la pace, e questo corrisponde alla terribile guerra civile, o ai nemici esterni, e questa è la guerra che normalmente si combatte contro gli aggressori esterni che vogliono sovvertire l'ordine e la pace di una nazione, in questo caso della cristianità tutta. Laddove storicamente prosperò l'Inquisizione, non ci furono storicamente guerre di religione, ovvero sia questo istituto e tribunale ecclesiastico, tanto bistrattato, risparmiò a dei paesi come soprattutto l'Italia, il Portogallo e la Spagna milioni di morti e una devastazione spaventosa dalle conseguenze terribili da tutti i punti di vista. Dove l'Inquisizione era assente si ebbero e divamparono le guerre di religione. Allora siamo costretti fin dall'inizio, anche se dovremmo parlare soprattutto nella conferenza finale, l'ultima, dire una parola di già a proposito della guerra. Premettiamo che non siamo, e personalmente non sono, un amante della guerra. La guerra, come tutti sanno, è un male e la Chiesa ci fa pregare così: a peste, fame et bello
Libera nos Domine, liberaci Signore dalla pestilenza, dalla carestia e dalla guerra, tre flagelli che vanno assieme, perché soprattutto nel passato, quando c'era la guerra, c'era anche la carestia e la pestilenza. Tuttavia, come un'operazione chirurgica e in un certo senso un male, a causa della sofferenza e delle mutilazioni che provoca nel malato, essa è tuttavia un bene per la salute generale del corpo della persona inferma e per la guarigione della malattia. È un male, tra virgolette, necessario, e rinunciare a un'operazione chirurgica quando si rivela indispensabile vuol dire condannarsi alla morte. Così, allo stesso modo, la guerra giusta, quando cioè prospetta la difesa della giustizia, dell'ordine e della pace, è un male, se la guardiamo dal punto di vista delle sofferenze, dei danni, sia temporali che spirituali, che la guerra occasiona, ma è un bene per la difesa della pace, dell'ordine, della giustizia e della verità contro chi ingiustamente minaccia tutto ciò. Se poi, come in una guerra di religione, è anche la fede che viene minacciata, la guerra è allora tanto maggiormente buona e giusta quanto è prezioso il bene che difende. Se poi si vuole approfondire la questione della guerra e anche della guerra civile, io vi consiglio, qui ho tutti i testi, ve li potrei leggere, ma domani mattina saremo ancora qui, tra le altre tre questioni tratte dalla Somma Teologica di San Tommaso. Sulla guerra è la questione 40, e l'articolo 1 si pone questa domanda capitale: se ci sia una guerra lecita. Sulla sedizione, che naturalmente è un difetto, ma che non è tale se si insorge contro un tiranno, cioè contro qualcuno che illegittimamente esercita una autorità. E nella seconda seconde, cioè la seconda parte della seconda parte della Somma, come per la guerra, la questione 42. Ed infine, per un quadro più generale della questione, sempre nella seconda seconde, la questione 64, dove ci si domanda, ci si pone il problema dell'omicidio. L'omicidio è l'articolo 1, è se sia lecito sopprimere gli animali o le piante, è molto di attualità. L'articolo 2, se sia lecito uccidere i peccatori. L'articolo 3, se ciò sia lecito a una persona privata o solo all'autorità pubblica. E poi se sia lecito il suicidio, se sia lecito uccidere un innocente, se sia lecito uccidere un uomo per difendere se stessi, e se l'omicidio involontario sia un peccato mortale. Tutte questioni interessantissime, ma divagheremo troppo dalla nostra questione. Quindi lo trovate ovunque, anche chi non ha la Somma lo trova ormai su internet, si trova tutto, e c'è anche tutto il testo a disposizione. Di quali guerre parliamo? Noi parliamo delle guerre di religione. Allora, c'è un senso più ampio della questione e uno più ristretto. Nel seminario di studi di qualche anno fa su Costantino e Teodosio parlammo anche delle guerre da loro sostenute contro i pagani. Nel Medioevo, oltre alle famigerate crociate d'Oriente, vi furono le crociate anti-ereticali, come quelle contro gli albigesi. Nei tempi moderni vi sono state guerre o insorgenze più o meno contro rivoluzionarie. Pensiamo alla Vandea, alle insorgenze italiane, alla Cristiada in Messico, all'alzamiento in Spagna. Qui ci limiteremo a parlare delle guerre del XVI e XVII secolo, quindi il 500 e il 600.
In quel periodo storico abbiamo due grandi epopee di cui noi non ci vergogniamo. Da un lato le guerre contro il turco, i musulmani quindi, di cui la battaglia più famosa, ma non l'unica, è quella di Lepanto, e quindi guerre contro gli infedeli. E qui spicca tra tutte la vittoria di Lepanto e il nome e la persona di San Pio V. Tuttavia le guerre contro il turco non sono state solo di quel periodo, il periodo in cui noi stiamo parlando, ma anche di periodi precedenti e successivi. Pensiamo alla Reconquista, che è durata 800 anni in Spagna, dal 718 al 1492, 750 anni. Altre vittorie, quelle di Lepanto nel 1571, Belgrado nel 1456 alla guida di San Giovanni da Capestrano, Vienna nel 1529 con la festa del Santo Nome di Maria, Budapest nel 1684 e tantissime altre. Oltre a queste guerre contro il turco, che minacciava naturalmente l'Europa e la cristianità soprattutto, vi sono le guerre tra i protestanti ed i cattolici. Ora, per guerre di religione si intendono quest'ultime, normalmente non si parla delle guerre contro il turco, ma quelle contro i protestanti. Io mi rendo conto che se tenessi una conferenza parlando delle guerre contro il turco, otterrei più successo nel pubblico, avrei un più vasto pubblico, perché oltre ai buoni cattolici sarebbero d'accordo con me anche le oriane fallaci o i magdi cristiano all'ama, che invece preferiamo non avere troppo vicino, ecco. Invece è totalmente mal visto parlare delle guerre di religione contro i protestanti, forse perché si tratta di una guerra tra virgolette civile tra battezzati, più che dire cristiani bisogna dire battezzati. Ecco, noi invece parleremo proprio di questo. Le più note sono quelle combattute in Francia contro gli Ugonotti, cioè i calvinisti francesi, quelle combattute nel Sacro Romano Impero e quelle invece nei Paesi Bassi, nelle Fiandre, dagli spagnoli e da altri. Invece, come vi ho detto, Spagna, Portogallo e Italia, per i motivi già detti, furono praticamente immuni da questo flagello, salvo delle rivolte giudaico-musulmane nei paesi iberici e quelle dei valdesi, sia nel nord Italia che nel sud Italia, da noi. Allora, come organizziamo le conferenze, anche se l'introduzione è praticamente troppo lunga? Come in una prima conferenza parliamo della storia delle guerre di religione, sia in Germania sia in Francia. Gli esiti sono stati in entrambi i regni molto simili. L'editto di Nantes in Francia e la pace di Vestfalia del 1648 per l'impero, e sarà quindi, viene presa come data simbolo della fine del periodo delle guerre di religione, e non a torto. Allora porremo attenzione al ruolo di San Pio V e anche degli italiani che si distinsero in queste guerre, della Lega cattolica, e in negativo invece del ruolo anche lì ideologico oltre che militare dei protestanti. Ma della Lega cattolica e del tema dei Rosa Croce ne parleremo, era prevista una prima conferenza, dovremo spostarla nella seconda. Nella seconda parleremo del pensiero degli umanisti, degli uomini politici detti politik durante le guerre di religione e degli illuministi che hanno creato intellettualmente i principi del mondo d'oggi partendo proprio dall'esperienza delle guerre di religione. E nella terza conferenza parleremo del modernismo. Il modernismo prende il seguito e fa proprio il pensiero illuminista anticristiano anche da questo punto di vista. La conclusione sarà che le guerre di religione furono una pagina terribile della storia, ma a causa e per colpa dei rivoltosi protestanti,
che per i cattolici invece, salvo degli episodi deprecabili che ci possono essere sempre, specialmente in una guerra, furono una pagina gloriosa di cui dobbiamo andare fiere, e che se dobbiamo muovere un appunto alla parte cattolica ne possiamo muovere solo uno: di non essere stati più decisi nella lotta. La responsabilità di questo pareggio, per così dire, esito della guerra, sia con l'editto di Nantes sia con la pace di Vestfalia, un pareggio che ha un sapore di sconfitta, è tutta dei principi cattolici e di quel partito che in Francia era chiamato dei politiques, cioè dei cattolici traditori o inadeguati alla guerra, e a loro, alla lotta, a loro purtroppo dobbiamo le sventure, le calamità, le mostruosità del giorno d'oggi. Allora, sono molti i temi che noi potremmo affrontare. Un tema è quello dell'unità della cristianità. Le guerre di religione hanno rotto l'unità della cristianità. Il mondo cristiano, che prima univa l'Oriente e l'Occidente, e in seguito allo scisma solamente l'Occidente latino e in solo in piccola parte l'Oriente, la cristianità è un'idea che è stata presente in tutto l'apogeo della cristianità, del mondo antico, quando l'altare e il trono si sostenevano per la gloria di Dio e la salvezza delle anime. Quest'unità della cristianità è stata infranta dal protestantesimo, ma non era una frattura irrimediabile, nel senso che il protestantesimo avrebbe potuto essere sconfitto religiosamente dalla cosiddetta controriforma, e politicamente con una vittoria nelle guerre di religione. Ora, quest'unità della cristianità divenne però impossibile con la pace di Vestfalia del 1648, che, anticipo, la Chiesa condannò solennemente con Papa Innocenzo X nella bolla Zelus Domus Dei, di cui ho il testo, che voi potete trovare con un po' di fatica cercandolo in Google Libri, se uno non trova vecchi volumi con questi testi che sarebbero da ripubblicare. Un altro tema che tratteremo nelle conferenze successive, il dottore seconda e terza, è quella della libertà religiosa, libertà di coscienza, cioè non essere inquietato per le proprie idee, libertà di culto, da un punto di vista quindi della celebrazione del culto, e poi anche una libertà politica, la partecipazione alla vita pubblica, alle cariche pubbliche di chi non è cattolico, incluso il governo dello Stato. Un altro tema, naturalmente, di cui parleremo nella prima conferenza, sempre che ne avremo il tempo, è quello delle guerre, delle battaglie vinte, che sono state vanificate purtroppo dai politici. I cattolici hanno vinto più volte sul campo di battaglia e hanno perso nelle corti, nella diplomazia e nella politica di questo mondo. E quindi questo è particolarmente doloroso, perché il valore delle armi fu vanificato purtroppo dai traditori. Potremmo anche vedere, e questo lo vedremo soprattutto nella seconda conferenza, il pensiero cattolico che si sviluppò dalle guerre di religione, e allora sarà la Ligue o la Saint-Union in Francia, e invece le conseguenze del protestantesimo, che ben presto furono via aperta, come i cattolici del tempo già denunciavano, all'ateismo da un lato e all'occultismo demoniaco dall'altro. Sembra strano, ma è così. Quindi non solo una guerra e un'opposizione contro i protestanti che pensano diversamente da noi in materia di religione, ma veramente una guerra per la sussistenza stessa della fede, e quindi di Dio contro Satana. Sembra esagerato, ma non lo è. Allora, queste guerre di cui noi parliamo, finalmente ci arriviamo, abbiamo tre scenari principali.
Unendo questi tre scenari possiamo dire, anche se le date sono sempre approssimative nella storia, sono più un arbitrario che viene deciso per fissare un periodo che è una realtà, possiamo fissare come periodo circa il 1562, quando convenzionalmente si fanno iniziare le guerre di religione in Francia, e il 1648, quando si chiudono le guerre di religione nella zona tedesca e fiamminga, e quindi chiudiamo questo periodo, quasi 100 anni, quindi 80 anni come minimo, anche un po' di più, di guerra, anche se naturalmente ci sono stati momenti di tregua, ma veramente brevissimi. A questo proposito, quindi, dobbiamo dire che le conseguenze, l'esito finale, come vi ho detto, con l'editto di Nantes 1598 e il Trattato di Vestfalia 1648, è pessimo, perché questi due trattati decretarono la fine dell'unità della cristianità, l'accettazione di fatto da parte dei sovrani della libertà religiosa e del protestantesimo, nella loro doppia versione luterana e calvinista. Quindi il protestantesimo, da male che si combatte, diventa qualcosa di accettato e integrato nella società cristiana, con la chiusura nel 1598 in Francia, nel 1648 altrove, delle guerre di religione. E ciò comportò, non a livello teorico, ma a livello pratico, il principio della libertà religiosa, che tanto male sta facendo in questo momento nella Chiesa stessa. Naturalmente questo esame, questo panorama che cercherò di darvi nel poco tempo che ho a disposizione, deve essere completato con altri avvenimenti che dobbiamo trascurare. Il primo concerne l'Inghilterra. Nell'Inghilterra, come altri paesi, invece negli altri paesi scandinavi, la rivoluzione protestante fu imposta dall'alto, quindi dai sovrani, dallo scisma che inizia nel 1533, la reintroduzione del protestantesimo dopo la parentesi di Maria la Cattolica nel 1558, la Repubblica, la prima fu quella dei Paesi Bassi, la seconda fu quella inglese nel 1649, e poi la cosiddetta gloriosa rivoluzione del 1688-89. Tutti questi fatti hanno fatto dell'Inghilterra uno dei fattori principali di corruzione della cristianità e di lotta contro il cattolicesimo. Non dobbiamo dimenticare la rivoluzione americana negli Stati Uniti, 1775-1783, primo stato pienamente liberale di matrice puritana e illuminista. E naturalmente poi si arriverà alla rivoluzione francese, ne parleremo parlando degli illuministi. Allora ci restano tre scenari di guerra che cercheremo di trattare, ma veramente il problema è non avere qualcosa da dire, ma avere troppe cose da dire. Gli scenari di guerra sono tre: la guerra dei le otto guerre di religione, anche qui è una distinzione arbitraria, nessuno ha deciso, saranno otto e questa è finita e ne inizia un'altra. Gli storici parlano di otto guerre di religione in Francia dal 1562 al 1598, ma poi ci sono stati degli strascichi. La guerra dei trent'anni nell'impero tedesco dal 1618 al 1648, e contemporaneo a entrambi i fatti, quelli francesi e quelli germanici, la guerra degli 80 anni nei Paesi Bassi dal 1566 al 1648.
Allora, che cosa bisogna dire? Sono tre guerre simili, tutte e tre meritano questo nome di guerre di religione, perché i cattolici si affrontarono sia con le armi, sia con la diplomazia, la politica, contro gli eretici, ma con delle sfumature diverse. La guerra di religione in Francia fu una vera e propria guerra civile ed è, possiamo dire, la più interessante e la più emblematica di tutte le guerre di religione. Con la costituzione di due partiti, il partito cattolico e il partito protestante, che si distinguevano nettamente dall'autorità civile indebolita prima, in una prima fase, e scomparsa poi, e che avrà come sostegno però un terzo partito intellettuale, che è quello dei politiques, che purtroppo trionferanno, saranno loro che trionferanno, che saranno quindi coloro che danno vita, seppur ancora non è il loro pensiero, allo Stato laico, alla laicità dello Stato. La guerra invece nei Paesi Bassi è diversa, perché qui abbiamo un'autorità statale, quella della Spagna di Filippo II, che cerca di mantenere i propri legittimi possessi nei Paesi Bassi contro un'insurrezione di nobili protestanti, ma non solo, che poi diventa uno Stato, quindi diventa una guerra tra Stati. Nella guerra dei 30 anni nell'impero abbiamo un'autorità sovranazionale, l'impero, che deve prendere le armi prima contro dei principi tedeschi sovrani e poi contro degli stati stranieri, la Danimarca, la Svezia e la Francia, e quello che stupisce apparentemente è che la Francia cattolica sia schierata con i protestanti. E allora possiamo dire, per quel che riguarda la Francia cattolica nominalmente e i protestanti tedeschi, li troveremo sempre schierati col turco, saranno sempre alleati coi turchi, perché non dobbiamo dimenticarci che mentre la cristianità è divisa e si sta svenando, il turco è alle porte ed è aiutato da uno dei due partiti in guerra. Ma la Francia cattolica è cattolica nella popolazione, ma i governanti, cattolici o no, sono mentalmente ormai dei laici, possiamo dire così, se non dei parteggianti con l'eresia, dei fautori di eresia, più o meno, non so. Allora, vista la differenza di queste guerre, per non perderci in tutte le date, perché qui abbiamo praticamente, non so, sarà una ventina di pagine di avvenimenti, e che il tempo che non potrò dirvi tutto, alcuni temi che noi possiamo considerare sono, per gli amanti della storia militare, sono le battaglie, e non vi potrò descrivere le battaglie, ma di già, prima di entrare nei dettagli, vorrei ricordare le gloriose battaglie vinte, purtroppo anche perse, dai cattolici, sia in Francia, e quindi abbiamo le due straordinarie vittorie propiziate da San Pio V nel 1569, di Jarnac e di Moncontour, alla testa dei cattolici il futuro re Enrico III, che poi finì in maniera miserabile, e il duca di Guisa, che fu ucciso proprio da Enrico III. La gloriosa, e questa più che una battaglia è una insurrezione, giornata delle barricate, Parigi 1588, un popolo intero, una città intera si solleva per difendere la fede cattolica contro un re che ormai la combatte, la gloriosissima epopea dell'assedio della medesima città, 6 mesi di assedio e di carestia nel 1590, dove una città intera, Parigi, e la popolazione per la fede cattolica subì
la fame, la morte, 45.000 persone che sono morte in questo assedio terribile, posto prima da Enrico III con Enrico di Navarra, che poi diventerà Enrico IV, che resterà solo lui, e alla fine la liberazione dalla città, dalle truppe del duca di Mayenne e di Alessandro Farnese, questo per le vittorie francesi. E poi nella guerra dei Trent'anni, la magnifica vittoria vicino a Praga della Montagna Bianca 1620, e le altre vittorie, perché le prime due fasi di questa guerra furono una straordinaria vittoria cattoliche, sia nella fase contro la guerra di Boemia e del Palatinato, sia quella contro i danesi. Poi purtroppo ci sono le battaglie perse, naturalmente battaglie perse, questo è meglio metterci un velo pietoso per ora, non avendo il tempo di dire tutto. Allora, se noi vogliamo dare un altro aspetto, senza entrare nella cronologia, perché ho preparato tutto questo, vi potrei quindi narrare anno per anno, se non giorno per giorno, tutto quello che è successo in questi 80 anni, in questi tre scenari di guerra, ci sarebbero molte cose da dire. Possiamo incominciare a dire un'altra cosa, trovare qualche cosa di costante in questi avvenimenti, e quello che troviamo di costante sono, come già vi ho detto, i cedimenti dell'autorità nominalmente cattolica al nemico. Nemico sia da un punto di vista religioso, erano eretici e come tali avevano il diritto e il dovere di sterminarli, di eliminarli. E poi il cedimento anche contro dei nemici politici, perché costoro erano dei ribelli all'autorità legittima. E più che dei ribelli sediziosi, i protestanti si manifestano in tutti i tre scenari di guerra come dei traditori, perché sono i primi a fare appello agli stati stranieri, nemici storici del loro proprio paese. E noi vedremo i protestanti francesi fare appello e combattere fianco a fianco con gli inglesi. Francesco I di Guisa, uno degli eroi dei cattolici, era un condottiero famosissimo per aver ripreso Calais agli inglesi. Ebbene, i protestanti promettono alla regina Elisabetta di ridargli Calais se la protestante sovrana inglese fosse venuta in loro soccorso. Chiamano i lanzichenecchi tedeschi a invadere il proprio paese. E anzi teorizzano tutto ciò in un libro, Vindicie contra Tyrannos, nel quale proprio stabiliscono il diritto non solo di sollevarsi contro il proprio legittimo re, di ucciderlo, ma di chiamare i sovrani stranieri a invadere il proprio paese. Quindi erano eretici religiosamente, sediziosi e traditori politicamente. Ebbene, di fronte a dei nemici mortali della legittima autorità dello Stato, la legittima autorità dello Stato, tranne nel caso della Spagna di Filippo II, cede vergognosamente. È quello che bisogna sottolineare. I cedimenti a livello politico e giuridico e pratico di questi sovrani è la causa principale della rovina della causa cattolica e del cattivo esito di queste guerre, un pareggio, come ho detto, che sa di sconfitta. E questi cedimenti, che erano fatti con la vana speranza di ritrovare la pace, sono stati causa di nuove e spaventose guerre. Cioè cedere al nemico, accordarsi con il nemico, non assicura la pace, ma è l'occasione di nuove guerre, come con il demonio. Quando il demonio ci tenta, se noi gli diciamo fermamente no e lo cacciamo via, abbiamo vinto, ma se cominciamo a cedere non diventerà più accomodante, ma ancora più furibondo nelle sue tentazioni. E così capito. Allora la responsabilità di questi cedimenti storicamente
dobbiamo vederla prima di tutto nella persona di Carlo V, il padre di Filippo II, che fu ben diverso dal proprio padre, all'inizio del protestantesimo. Abbiamo tutta una serie di cedimenti. Nel 1526 la dieta di Spira, nel 1531 la dieta di Augusta con la presentazione da parte di Melantone della confessione augustana, nel 1548 dell'interim di Augusta è praticamente una specie di tregua e con gli accordi, l'interim di Lipsia e di Zella, e poi nel 1555 con la pace di Augusta. La pace di Augusta darà ai luterani la libertà religiosa nell'impero in maniera definitiva, anche se si cercherà poi di ritornare indietro. Fino al 1648, la fine di tutti questi cedimenti in Germania con la pace di Vestfalia. Ma è all'inizio, quando il protestantesimo è debole, quando lo si era messo al bando ufficialmente, quindi prima si condanna e poi ci si accorda, e questo è stato esiziale per l'autorità e per tutta la cristianità. In Francia cosa vediamo? La stessa cosa, una responsabilità gravissima degli ultimi Valois, i quali persero la corona, come San Pio V aveva loro detto, e la vita, come aveva loro annunciato il Papa Sisto V, proprio per i loro continui machiavellici aggiustamenti con i protestanti. Abbiamo dei momenti in cui si scagliano contro di loro, li perseguitano in nome della ragion di Stato, e dei momenti ancora più frequenti nei quali invece cedono ed accordano la libertà di religione, la libertà di culto, la libertà di coscienza e anche la libertà e l'eguaglianza politica, se non totale, parziale, ai protestanti nello Stato come leggi dello Stato. Dal 1561 gli scandalosissimi colloqui di Poissy, al 1562 l'editto di Saint-Germain-en-Laye, 1563 l'editto di Amboise, 1570 l'editto di Nuoto di Saint-Germain, 1576 di Beaulieu, 77 di Bergerac e di Poitiers, 1579 la pace di Nérac e 1580 di Fleix, nel 1591 l'editto di Mantes, qui è Enrico IV, prima era Enrico III, nel 1598 l'editto di Nantes. L'editto di Nantes, che sarà una qualche cosa di gravissimo, ebbene, è solamente l'erede, come vedete, di una tradizione che durava ormai da più di 30 anni di cedimenti, nel quale la libertà religiosa e quindi il fatto che in Francia ci potessero essere due chiese, due religioni, e che quindi queste due religioni nessuna potesse giuridicamente davanti allo Stato pretendersi come l'unica vera, per così dire, è dovuta ai cedimenti di re nominalmente cattolici. Ci fu un momento in cui questo cedimento fu fermato con altri editti, ma non fu l'opera di questi re, fu l'opera del partito cattolico, della Santa Unione, della Lega, del Duca di Guisa, che col trattato di Joinville 1584, quello di Nemours del 1585 e l'editto dell'Unione del 1588 ristabilirono il principio che l'autorità deve essere cattolica e che lo Stato deve essere cattolico, che in Francia c'era posto per una religione sola. Ebbene, come sapete, questo tentativo vigoroso di ridare all'autorità regale lo svolgimento dei propri compiti finì con le pugnalate che Enrico III fece dare al Duca di Guisa e al fratello, il cardinale di Lorena, che caddero sotto il pugnale sacrilego di Enrico III, che a quel momento non può più essere chiamato re perché viene universalmente considerato ormai un tiranno e quindi
un sovrano illegittimo da tutti i cattolici veri di Francia. Tra l'altro, per non dimenticarmene, apro una parentesi, in quel momento i sacerdoti cattolici cessarono di nominare il re nel canone della messa. Lui, che era re legittimo fino a quel momento, divenne tiranno di esercizio, come si dice, ovvero sia qualcuno che non agiva più per il bene comune, ma contro il bene comune, e quindi fu da quel momento considerato destituito e per il motivo stesso soppresso dalla preghiera che il canone della messa prescriveva per il re. Allora cerchiamo di vedere un pochettino gli avvenimenti, soprattutto salterò qua e là per cercare di vedere qualche cosa di interessante per noi. Allora, prima di tutto, in Francia noi dobbiamo vedere un primo periodo dal 1519 al 1560 in cui il protestantesimo si propaga più o meno con libertà, e poi invece dal 1560 in poi noi vediamo invece il primo cedimento. Non solamente numerosi vescovi e un cardinale, Odet de Châtillon, fratello del Coligny, che era il capo del partito degli Ugonotti, diventa pubblicamente eretico e contratta un matrimonio vestito da cardinale, sacrilego, senza che il re intervenga, come il Papa gli ha chiesto, per deporre questi vescovi e il cardinale, più che scandaloso. La risposta dell'autorità cos'è? I colloqui di Poissy, che sono dei colloqui ecumenici in cui parteciperà persino il calvinista Théodore de Bézi, successore di Calvino stesso, quindi uno scandalo immane, e l'editto di Saint-Germain-en-Laye nel 1562, in cui viene concesso ai protestanti, seppur limitatamente, la libertà di culto. È il primo editto che autorizza, seppur parzialmente, la libertà di coscienza e di culto in Francia, voluto da Caterina dei Medici, quella che poi sarà una delle responsabili della cosiddetta notte di strage di San Bartolomeo, e dal suo ministro Michel de l'Hôpital, di cui parleremo in seguito. A questo editto non segue la pace, come speravano, ma lo scatenamento dei protestanti, che incominciarono a radere al suolo le chiese, a uccidere i sacerdoti, a profanare le ostie, a distruggere e lordare le immagini e le reliquie. Poi dovete immaginarvi una banda di tagliagole scatenati che devastano il paese e ovunque arrivino lo mettono a ferro e fuoco. Questo è il risultato della libertà di religione, della pace, della condiscendenza verso i protestanti. La strage di San Bartolomeo la conoscono tutti, ma per esempio la Michelade non la conosce nessuno, che è stata una strage di San Bartolomeo al contrario, fatta dai protestanti contro i cattolici nel 1567, cioè ben prima, l'altra del 1572. Ed è davanti a questa situazione insopportabile che i cattolici reagiscono. 1 marzo 1562 viene convenzionalmente considerato l'inizio delle guerre di religione, col sedicente massacro di Vassy in Champagne, quando Francesco di Guisa viene assalito dai protestanti. Perché i protestanti praticavano, 600 persone circa, un culto illegale, presero d'assalto la chiesa cattolica dove c'era la celebrazione della messa, ed è allora che Francesco di Guisa, quel condottiero nobile e generoso, reagì, e di questi 600 protestanti che volevano mettere a ferro a fuoco una chiesa, ne uccise, chi dice 23, chi dice 37. Fu l'inizio delle guerre di religione. Viene chiamato il massacro di Vassy, ma chi ha iniziato anche lì? I protestanti. Quindi legittima difesa e reazione contro un attacco.
E questa è la prima guerra di religione che vedrà l'omicidio, l'assassinio a tradimento di Francesco di Guisa da parte di un sicario del Coligny, e un secondo editto, l'editto di Amboise, che accorderà anche lì di nuovo la libertà di religione, seppur limitata. Nella seconda guerra di religione e la terza ci interessano particolarmente, anche se la più importante è l'ultima, l'ottava, perché furono combattute sotto San Pio V, quindi dal 1567-68 la cosiddetta seconda guerra, 68-70 la terza, come vedete c'è senza soluzione di continuità. Ora è particolarmente interessante quello che San Pio V dice al proposito, l'intervento di San Pio V: questa guerra è occasionata dalla rivolta dei calvinisti nei Paesi Bassi, nelle devastazioni che vi commisero. Ebbene, San Pio V scrive alla regina Caterina dei Medici, 1567, cacci de l'ospitale i due Montmorency, cioè tre cattolici, ma politiques, che avevano questa politica di libertà religiosa, e promette l'invio di 3.000 fanti, denaro e aiuti, purché la regina e il re non facciano alcun accordo o alcuna pace con i protestanti, che tra l'altro avevano invitato Casimiro del Palatinato per invadere la Francia. Dopo una tregua di Longjumeau nel 1568, detta Malassise ou Boiteuse, e questo dice tutto, ecco che i protestanti chiamano a loro aiuto gli inglesi, i tedeschi e gli olandesi. A questo punto San Pio V aliena i beni della Chiesa per 150.000 franchi, a condizione che il re e la regina caccino i ministri moderati, l'ospital, e dichiarino guerra ai protestanti. Da lì un editto che sopprime il culto eretico e dà 2 settimane ai predicatori protestanti per lasciare la Francia. La reazione di San Pio X, un'immensa gioia. Secondo i principi di oggi avrebbe dovuto sgridare il re che non rispettava la libertà di religione. Ed ecco i successi, vedete, l'intransigenza porta al successo. 13 marzo 1569, la vittoria di Jarnac, e poi ci sarà l'altra grande vittoria di Moncontour, 3 ottobre 1569. Dove parteciperanno i pontifici condotti dal condottiero Sforza Sforza di Santa Fiore, mandato da San Pio V in persona. Le bandiere tolte ai protestanti nelle 2 battaglie di Jarnac e di Moncontour sono portate al Papa, che le espone gloriosamente e vittoriosamente nelle chiese di Roma. Quando giunge la notizia, per esempio, della vittoria di Moncontour, il Papa San Pio V fa cantare il Te Deum in San Pietro, indice 3 giorni di festa, suono delle campane, i cannoni tuonano a salve, e il Papa partecipa a una processione da Santa Maria della Minerva a Santa Maria Maggiore il 22, dall'Aracelia al Laterano il 23, da San Pietro a San Luigi dei Francesi il 24. Quindi vedete che, e San Pio V dice al re Carlo IX: non abbia falsa pietà, non zoppichi da ambo i lati, citazione, nulla di più crudele, gli scrive il 20 ottobre 1569, che la compassione verso gli empi e coloro che hanno meritato la pena di morte. Sempre San Pio V nel 1570 si preoccupa quando vede che il re, nonostante queste straordinarie vittorie, vogliono di nuovo fare la pace. E allora gli scrive: ma come sappiamo personalmente, come vostra maestà ha potuto constatare 1000 volte, non ci può essere accordo tra la luce e le tenebre, non ci può essere accordo, non ci può essere intesa che non sia totalmente ingannevole e piena di insidia. E dobbiamo quindi necessariamente tremare per la vostra persona, per il bene generale della società cristiana e per il mantenimento della fede cattolica.
E il re non ne tiene conto, e allora nel 1570 l'editto di Saint-Germain, di nuovo con la libertà di culto, che si rimangia quello che era stato fatto prima, e addirittura paga il re, paga le spese dei mercenari inglesi e tedeschi che avevano invaso il suo paese, vanificando le due vittorie. Il Papa dice, San Pio V, pace dannosa, vituperosa, vergognosa. E allora si arriva alla quarta guerra, la cosiddetta strage di San Bartolomeo, che accadrà quando San Pio V è morto da pochissimo, e anche lì, subito prima, che cosa avevano fatto i monarchi? Avevano, contro la volontà del Papa, senza la dispensa papale, fatto il matrimonio tra la sorella del re e Enrico di Navarra, che era il capo dei protestanti, assieme a Gaspardo e Coligny. Fu in quel momento in cui il re di Francia, seguendo Gaspardo e Coligny, era pronto a partire in guerra contro i cattolici anche all'estero, ecco che si accorge e si rende conto di non comandare più nel proprio paese. E quindi questi Machiavelli di terza categoria non sanno più che fare, e quando i Guisa uccidono il capo dei protestanti, Coligny, che aveva a loro volta fatto uccidere Francesco di Guisa, ecco che il popolo si solleva e il re in quel momento non può far altro che sostenere l'insurrezione popolare contro questi protestanti che dominavano d'ogni luogo. L'autorità monarchica praticamente cade al più basso possibile e si creano due partiti opposti, l'Unione dei Protestanti e la Lega Cattolica, contro l'editto di Saint-Germain che assicurava la libertà religiosa. Allora qui ecco che il partito dei politiques, che è il partito di quelli, potremmo dire, senza fede, sono dei cattolici che sono per la ragion di Stato e quindi vorrebbero questi editti di pace, di libertà religiosa in nome di un certo qual machiavellismo, ne parleremo nella seconda conferenza di questi personaggi, trovano il loro candidato. È uno dei potenziali eredi al trono, cioè Francesco Ercole d'Alençon, il quale muore dalla voglia di sposare la regina Elisabetta, il quale però lo chiama grenouille, rana o nano, quale egli era, ma gli fa credere di essere disposta perché naturalmente vuole, per così dire, avere l'appoggio della Francia. E questo qui, questo Alençon, che sarà il capo politico dei politiques, coronò il sogno pure di diventare re dei Paesi Bassi e partì in guerra nei Paesi Bassi e mal gliene incorse. Si giunse così anche qui a un altro editto, quello di Beaulieu, 1576, libertà di culto confermata per i protestanti, 8 piazzaforti militari in mano loro, riabilitazione del Coligny, danni subiti dai protestanti pagati dalle casse dello Stato, restituzione dei beni confiscati per eresia, tribunali misti tra cattolici e protestanti. E di nuovo Giovanni Casimiro del Palatinato, che aveva invaso e devastato la Francia, pagato dalla Francia coi beni della Chiesa che il Papa aveva dato per combattere l'eresia. Il commento in concistoro del Papa fu, anzi il Cardinale Santoro dice, una pace così vergognosa stabilita dal re con eretici e ribelli contro di lui. E il Papa dice che ai tempi del suo pontificato una tale ferita sia inflitta alla Chiesa di Dio e a quella francese e sia stabilita una pace così dannosa e ingiusta in evidenza deriga e pregiudizio del nome di Dio e della fede cattolica, disapprovando del tutto quel che si era fatto. E lì nascono, nel 1576, nasce la prima Lega Cattolica ufficiale, dovuta al maresciallo Dumière, che a Peron si rifiuta di consegnare la piazza forte che era sotto la sua responsabilità ai protestanti in base all'editto di Beaulieu. E da quel momento quindi i cattolici, pur essendo ancora fedeli al re,
che deve proclamarsi lui stesso capo della Lega Cattolica, in questo momento i cattolici capiscono che devono fare da sé ed elaborano una dottrina politica di cui parleremo nella conferenza seguente. Adesso siamo costretti di saltare per arrivare, perché abbiamo pochissimo tempo e le altre due guerre mi sa che non le vedremo, dovremmo saltare all'ultima e l'ottava e la più lunga, dal 1585 al 1598, delle guerre di religione in Francia, quella cosiddetta dei tre Enrichi, cioè di Enrico III, di Enrico di Guisa e di Enrico di Navarra. Enrico di Guisa è il capo dei cattolici, Enrico di Navarra è il capo dei protestanti e Enrico III è il capo di nessuno. Allora, per dire cosa succede, i cattolici decidono finalmente di organizzarsi. Nel 1584 nasce di nuovo una Lega Cattolica, 8 anni dopo la precedente. Perché? Perché si pone il problema della successione. Questi fratelli Valois che hanno regnato uno dopo l'altro, nessuno ha avuto figli. E Enrico III ha un fratello, quel mezzo protestante che ha cercato di fare il mestatore politico, nominalmente ancora cattolico, che però nel 1584 muore. Diventa erede al trono di Francia un parente al 20° grado, praticamente neanche parente, Enrico di Navarra, che dopo la morte del Coligny è diventato il capo dei calvinisti. Enrico di Navarra viene presentato dagli storici come il buon Enrico, generoso, facile al perdono, le ver galant perché era, correva dietro alle sottane ma che attira la simpatia per lui, un grande, un eroe. Invece bisogna sapere che egli ha commesso delle stragi terribili, ha ucciso e ha fatto torturare innumerevoli persone, era capo spietatissimo di eserciti spietatissimi, di eretici, di ribelli e di traditori. Ebbene, allora questa Lega di Parigi, questa Lega di cui parleremo, nasce spontaneamente per il principio di cattolicità, cioè la Francia non può avere come re un eretico. E dal 1585 al 1598 questa guerra sarà mossa da questo motivo: la Francia non può avere per re un eretico. Tant'è vero che, come tutti sanno, Enrico di Navarra diventò di fatto re di Francia, riuscì a diventare re di Francia solamente convertendosi tra virgolette al cattolicesimo, altrimenti mai e poi mai la Francia lo avrebbe riconosciuto re. Notate che aveva l'appoggio dell'Inghilterra, che aveva l'appoggio dei tedeschi, dei protestanti tedeschi, aveva l'appoggio degli olandesi, aveva le sue armate di ugonotti, aveva l'appoggio del re stesso Enrico III, e nonostante questo, come un suo uomo, la Francia cattolica si rifiutò di riconoscerlo e di accettarlo. Questa Lega Cattolica, che come partito militare e politico e religioso si oppone alla ipotesi di un protestante come re di Francia, di un eretico come re di Francia, si presenta con due volti. Uno, la Lega dei Nobili, guidata dalla famiglia dei Guisa, sono come dei novelli Maccabei, c'è anche Carlo Duca d'Aumale che morirà in esilio, Enrico III Duca di Guisa, il Balafré figlio di Anna d'Este e del Francesco I visto prima, Carlo Duca di Mayen che succederà a Enrico quando verrà ucciso da Enrico III, Luigi arcivescovo di Reims e cardinale, Caterina di Montpensier, due Savoia che erano fratellastri, Enrico e Carlo Emanuele di Nemours, Filippo Emanuele di Mercoeur. Cioè però praticamente dei fratelli e cugini che sono come una famiglia intera schierata per la difesa della fede. Questa Lega dei Nobili
si distingue gloriosamente soprattutto nella persona di Enrico di Guisa, il famoso Balafré, lo sfregiato che fu assassinato a Blois nel 1588 a tradimento da Enrico di Valois, cioè dal traditore re di Francia. Ma nasce anche, sempre nello stesso anno, la Lega delle Città, Parigi in particolar modo, ma anche in tutte le città francesi, una lega popolare, che riunisce le corporazioni, i quartieri, i famosi SES, i 16 che comanderanno Parigi, perché erano i 16 quartieri di Parigi, i mestieri, il popolo e la borghesia delle città, e tra i nobili e la borghesia ed il popolo, la lega più coerente, la lega più convinta, la lega più intransigente sarà quella popolare, perché quella dei nobili è mossa dall'interesse della fede, ma anche da motivi politici del loro stato nobiliare, mentre invece la lega popolare è mossa esclusivamente da motivi di religione. È composta dai parroci di Parigi, è composta, come vi ho detto, dai popolari, dalle corporazioni, dai mestieri, dalla borghesia della città. E questa lega, che per esempio sopporterà il terribile assedio di Parigi, schernito da Voltaire, ne parleremo nella conferenza che seguirà, quando devo finire ditemelo, è questa lega che si opporrà fino alla fine e che impedirà ad Enrico IV l'entrata a Parigi fino al momento della cosiddetta conversione. Allora, siccome il tempo manca, quanto ancora? 5 minuti. 5 minuti, il tempo manca, devo raccontare 80 anni in 5 minuti. Ci limiteremo quindi per la Francia agli episodi salienti, anche se sono i più noti e quindi quelli meno interessanti. Ovvero sia, da un lato come la Lega, soprattutto quella, quindi quella dei nobili, che a partire da questo momento comincerà ad avere l'appoggio della Spagna dal 1585, discreto per la verità, bene, questa Lega interverrà presso il re Enrico III e lo costringerà ad accettare, quindi, come vi ho già detto, la soppressione di tutti gli editti di tolleranza che erano stati dati, di riconoscere il principio che l'erede non può essere che un cattolico. Il problema è che mancava, perché l'unico erede di sangue era il cardinale di Borbone, che era un cardinale, tra l'altro zio del futuro Enrico IV, diventerà re col nome di Carlo X, non riconosciuto come tale naturalmente dagli altri, e giungerà fino agli Stati Generali di Blois, dove il re stesso presterà giuramento, giurando sul giuramento dell'Unione Cattolica, e quindi giurando solennemente che accettava questi principi e li faceva propri con la sua autorità sovrana. A questo era stato costretto dalle giornate delle barricate, di cui vi ho parlato, 12-13 maggio 1588, Enrico III cerca di far arrestare i capi cattolici della capitale. E cosa succede? Lui, che ha in mano tutto il potere nella città, vede una sollevazione popolare. Enrico di Guisa è venuto, è presente. La sua presenza entusiasma tutti, ma è il popolo che si solleva, gli universitari della Sorbona, i preti, i frati, i mercanti, i popolani, e mettono le barricate ovunque, senza voler spargere sangue, il minimo possibile, senza attaccare il principio dell'autorità, ma fanno capire che Parigi è cattolica e non saranno altro, non può essere altro che cattolica. E allora lì il re giurerà di osservare l'editto dell'Unione del 1588, ma si convince
che egli non può regnare, che ormai i cattolici dominano. E come prima i protestanti dominavano per colpa loro e il loro capo fu soppresso, Coligny, nella famosa strage di San Bartolomeo, così Enrico III decide che potrà regnare solamente uccidendo il capo dei cattolici, Enrico di Guisa, proprio vicino il 23 dicembre 1588 e il giorno dopo il cardinale suo fratello, ed imprigionando due cardinali, quello di Lione e quello di Borbone, che era il futuro re. Papa Sisto V disse: indicibile, veramente indicibile e insopportabile dolore per l'abominevole e maledetto sacrilegio che è stato fatto e commesso in Francia. Ahimè, è il cardinale di Guisa che è stato ucciso, che dico, proditoriamente massacrato, un cardinale prete che era arcivescovo di Reims, senza neppure un'apparenza di processo. Ed allora cosa succede? Che i cattolici non considerano più Enrico III re. Il teologo Jean Boucher scriverà il De Juste Enrici III Abdicazione a Francorum Regno, Libri Quatuor, la giusta abdicazione dal regno di Francia di Enrico III, abdicazione di fatto, parteggiando per l'eresia, assediando Parigi con il capo dei protestanti Enrico di Navarra. Enrico III, re cattolico, consacrato proprio da quel cardinale da lui ucciso, e nella consacrazione aveva giurato di combattere l'eresia, traditore del suo giuramento del regno di Cristo, è ormai fautore di eretici e quindi non è più re. Diventa Henri de Valois, o anagrammandolo, le vilain Hérode, come diceva Jean Boucher, che amava gli anagrammi. E mentre c'è questo nuovo assedio, questo assedio di Parigi, primo assedio di Parigi fatto dai due Enrichi, ecco che Jacques Clément, un monaco domenicano, uccide Enrico III. Vi saranno molti assassini in questa storia. Precisiamo che i protestanti, col grande amico di Enrico di Navarra, Duplessis Mornay, nelle Vindice, avevano già da circa 30 anni, teorizzato l'assassinio del re. Era lecito ai protestanti assassinare il loro re e chiamare in loro soccorso dei principi stranieri. Quindi falsamente si scandalizzano quando Jacques Clément assassina Enrico III, notiamo, quando era scaduto il tempo del monitorio a comparendum che gli aveva dato Papa Sisto V. Papa Sisto V gli aveva detto: tu devi presentarti a Roma per farti assolvere dalla scomunica in corsa nell'assassinio del cardinale di Guisa e per giustificare la tua posizione. Lo devi fare entro 60 giorni. Scaduti i 60 giorni, durante i quali Enrico III, su consiglio del Navarra, gli dice: vuoi che il Papa ti perdoni? Vinci la guerra. Se vinci la guerra vedrai che faranno tutto quello che vuoi. Ebbene, lui non solo non si presenta davanti al Papa, ma gli dichiara guerra praticamente. Ebbene, dopo 60 giorni viene considerato definitivamente e pubblicamente decaduto da re. Non è più il re. È il capo di un esercito eretico che assedia Parigi combattendo contro il suo Stato. E quindi, non voglio giustificare questo gesto, soprattutto tal più fatto da un frate, ma l'effetto fu positivo, cioè l'assedio finì. Non solo l'assedio finì, ma Enrico di Navarra, che in quel momento diventava in teoria re di Francia, non è riconosciuto come tale. E il suo sgomento di vedere che i cattolici che combattevano con lui perché c'era il re adesso lo abbandonano, se non tutti, molti, e si pone il problema della legittimità. Siccome ho già sforato l'altro grande fatto di cui vi ho parlato, ma brevemente, il famoso assedio di Parigi posto da Enrico IV, che per loro è Enrico di Navarra,
o il principe di Béarn. Ebbene, fa questo assedio che dura 6 mesi nel 1590. La gente mangiava l'erba, i topi, la pelle dei cani, le ossa dei cani, morivano di fame a centinaia ogni giorno, non si sono arresi. Ed ecco che il Farnese dalla Spagna arriva con Mayenne e libera Parigi dall'assedio. Allora, questa è una delle pagine più gloriose della storia di Francia. I francesi devono veramente gloriarsi di quello. Allora, per finire, già che non ho più tempo, e tanto peggio per la guerra dei 30 anni e la guerra degli 80 anni, per finire un ultimo episodio che merita di essere trattato, e poi finisco veramente. Ed è la cosiddetta conversione di Enrico IV. Fu sincera o non fu sincera? Grande problema. Per molti lo fu, per altri non lo fu. Se fu sincera, fu una conversione religiosa, non fu una conversione politica, in questo senso che Enrico IV, diventando cattolico, assistendo alla messa, Parigi va bene una messa, non diventò un capo di Stato cattolico nella sua politica, già che sottoscrisse l'editto di Nantes, che favorì in maniera incredibile i protestanti, e partì in guerra sostenendo la coalizione protestante in Germania. Fu per quello che venne assassinato da Ravaillac nel 1610, ormai cattolico, ma politicamente protestante come prima. La sua politica filoturca, filoprotestante in patria e all'estero rimase sempre la stessa. Le faccende della conversione di Enrico IV sono importanti e molto interessanti, brevemente ve lo riassumo, in quanto egli ottenne l'assoluzione dalla scomunica e l'incoronazione a re, non a Reims, che era in mano dei cattolici, ma a Chartres, da dei vescovi navarristi scomunicati pure loro, perché erano i sostenitori del capo dei protestanti. Assoluzione assolutamente invalida, perché solo il re poteva togliere a Enrico di Navarra, eretico relapso, cioè era caduto in eresia già 2 volte, la scomunica. Ma naturalmente questa conversione di facciata falsa gli aprì le porte di molte città e gli portò a suo sostegno molti cattolici che cominciavano a cedere, specialmente tra i nobili, non nel popolo. Allora Roma doveva giudicare, e Roma giudicò col nuovo Papa Clemente VIII, che era favorevole alla Francia. Allora, i motivi dell'assoluzione decisa da Clemente VIII furono: da un lato il sincero desiderio di veder tornare alla fede Enrico di Navarra, il desiderio si convertisse veramente, e il desiderio di salvare il salvabile in Francia; in più il desiderio di far sì che la Chiesa non dipendesse solamente dalla potenza degli Asburgo, perché venendo a mancare questo appoggio, passando invece da parte opposta, la Chiesa non aveva un difensore. Era bene che anche la corona di Francia indipendente potesse sostenere la causa della Chiesa. In più il Papa fu consigliato a questo da San Filippo Neri, dal Cardinale Baronio, e fu consigliato dal Cardinale di Toledo, il primo cardinale gesuita, che pur essendo spagnolo, ma era un converso di origine, cioè di origine ebraica, fece questa politica antispagnola, potremmo dire così, e convinse il Papa alla soluzione. Assolutamente contrario il Sant'Uffizio e il cardinale Santori e moltissimi dei cardinali. Ebbene, di questa soluzione, dopo l'editto di Nantes, il Papa si pentì. Abbiamo qui la lettera, e qui chiuderò, del cardinale Dossat, ambasciatore di Enrico IV presso il Papa, che riferisce al suo re la reazione del Papa, pur così favorevole all'editto di Nantes. Sire, il soggetto di questa lettera sarà imbarazzante,
sia per me che lo scrivo, sia per voi che mi dovete leggere. Ma poiché viene dal Papa e non da noi, così assicuriamo Vostra Maestà che prenda in bene la nostra fedeltà, che noi abbiamo nell'espogli sinceramente ciò che Sua Santità ci ha detto. E speriamo che Vostra Maestà, nella sua bontà, scuserà il Papa anche laddove ha avuto degli eccessi. È un cardinale, naturalmente, di corte che scrive. Ecco, e allora dice: il Papa ci ha chiamato ieri mattina perché andassimo a trovarlo la sera alle 22. E quando giunsimo in sua presenza, ci disse che ci aveva chiesto di venire da lui per comunicargli la sua grande afflizione. Che era il più desolato uomo di questo mondo per l'editto che Vostra Maestà ha fatto in favore degli eretici, in pregiudizio della religione cattolica. Editto che era stato pubblicato contro la speranza che aveva avuto sempre, da quando si parlava di questo editto, che Vostra Maestà l'avrebbe fatto per contentare gli ugonotti in apparenza, ma non in realtà, e quindi non l'avrebbe alla fine pubblicato. Il Papa prima di tutto disse che vedeva un editto il più maledetto che si possa immaginare. E sono le parole stesse che il Papa ci disse e che io vi trascrivo senza aggiungere una parola sola. Mediante il quale era permessa la libertà di coscienza a ciascuno, che è la peggior cosa del mondo. Questo dice il Papa. E che quindi Sua Santità prendeva come cattivo auspicio tutto ciò e si affliggeva totalmente per l'affezione e l'ardore che Vostra Maestà aveva avuto nel far passare questo editto. E quando era questione di far qualcosa in favore degli eretici e contro i cattolici, voi parlavate della vostra autorità, dicevate che volevate essere obbedito, e quando invece si trattava di far pubblicare in Francia il Concilio di Trento, che è una cosa santa in sé, che voi avete promesso e giurato di fare, ebbene non una sola volta vi siete imposti con la Corte del Parlamento. Il Papa quindi non sapeva più che cosa pensare di voi, e queste cose sconvolgevano la sua mente. E dice che vi aveva assolto e riconosciuto come re contro il parere dei più grandi e dei più potenti principi cristiani, che gli dicevano che avrebbe capito che si ingannava. E mediante questo editto voi avete fatto davanti al naso suo, in faccia sua, una grande piaga, quindi una grande piaga in faccia alla sua reputazione e alla sua fama. Ed era come se aveste sfregiato il suo viso del Papa. E a questo proposito si lasciò trascinare così lontano che il Papa aggiunse che come aveva saltato il fosso per darle l'assoluzione, non avrebbe avuto temore di saltarlo in un altro senso, un'altra volta, con un atto contrario, cioè scomunicandolo di nuovo. Quanto alla pace di Vestfalia, che chiuse la guerra dei 30 anni e la guerra degli 80 anni, riconoscendo il protestantesimo e persino il calvinismo negli stati dell'impero, ebbene il Papa condannò, Papa Innocenzo X, vi ho già detto, condannò questo trattato e condannandolo disse, allora io c'ho tutto il testo ma non ve lo leggo e ve lo risparmio, condannandolo disse, cosa disse? Ve lo dirò alla prossima conferenza quando lo ritrovo, sì, ve lo dirò alla prossima conferenza quando lo ritrovo. E comunque sia, il Papa condannò il Trattato di Vestfalia e Papa Pio VI, alla fine del Settecento, ribadì: la Chiesa non ha mai accettato e riconosciuto il Trattato di Vestfalia. Quindi due trattati, Nantes e Vestfalia, che ammettono la ribeltà religiosa, la cosa più dannata che ci possa essere
in questo mondo.